cosa ne pensi di arte presa in giro? Cosa? Arte presa in giro? Arte presa in giro è la nuova corrente teorizzata ultimamente da Gillo Dorfles, che a 104 anni ha avuto questa intuizione di dare questo nome a arte presa in giro, alla corrente artistica più interessante, più innovativa del momento. Conoscevo. Adesso, cosa ne pensa di arte presa in giro, Cinzia Marcello? Arte e presa in giro. Presa in giro, arte presa in giro. Arte presa in giro, c'è poco da prendere in giro. Cosa devo dire, arte presa in giro? Che cazzo è arte presa in giro? Arte presa in giro. Sono d'accordo, non lo so. Cosa ne pensi di arte presa in giro? Beh, l'arte è una cosa seria, ma se la prendi in giro poi diventa ancora più seria, per cui insomma l'importante è ridere di se stessi, anche delle cose più serie. Cosa ne pensi di arte presa in giro? Vabbè, se arte presa in giro veramente è un po' una contraddizione, ma non so perché sinceramente ignoro questa, penso che sia una cosa tua, non solamente un artista come te. Ma è presa in giro letteralmente, presa in giro così. Ah, cosa ne pensi di arte presa in giro? Che è molto presa in giro, soprattutto in questo periodo. Cosa ne pensi di arte presa in giro? Questa? Arte presa in giro è prendere in giro l'arte, e mettersela da parte. Però la vera presa in giro a volte è l'arte, perché ci sono alcune cose che io personalmente, sarà che non sono adatto, non capisco. Però prendere in giro un po' l'arte, come fa bene, ma soprattutto bisogna imparare l'arte di sapersi prendere in giro. Ho detto un po' di cazzate, ma... Grazie. Arte presa in giro. Devo dire che uno va in giro, si aggira e trova dell'arte, delle cose tipo un solido, lo prende, lo porta a casa, lo mette in una teca, diventa arte presa in giro. Arte presa in giro. Pasqualino, un genio, assistetelo, datene una mano, non lasciate che si depauperi questo patrimonio per questa città. Grazie. Ciao. Faccio una mostra ed è nel consiglio di zona 9. Sì. Si intitola Arte presa in giro. Cosa ne pensi? Beh, bellissima come idea, perché l'arte, se non è presa in giro, che arte, voglio dire. Grazie.